Signore e signori, buonasera e ben ritrovati con il Trading Club. Buon inizio di settimana a tutti. Rieccoci per rimettere mano sul nostro portafoglio e vedere diverse situazioni interessanti. Uh, avremo in uh, collegamento Paolo e, uh, e Andrea mentre ci sarà Stefano uh, questa sera alle 21. Avremo anche un ospite speciale nella sessione di oggi e a breve ci arriviamo. Uh, prima di uh, vedere un po' i dettagli di quello che uh, tratteremo quest'oggi vi ricordo anche che a breve finirà l'anno, finirà il nostro Trading Club e quindi sono assolutamente già aperte le uh, iscrizioni uh, per l'anno prossimo. Il il regalo di Natale sarà un importante sconto per le adesioni entro il 15 di dicembre ci permetterà di organizzare meglio. Uh, le, nostre, le nostre classi, il nostro lavoro e quindi di fornirvi un servizio sempre più adeguato. Pertanto non aspettiamo capodanno ma anticipiamo un po' così almeno anche voi potrete ottenere un vantaggio importante. Il titolo di uh, questa sera uh, ho voluto sfruttare una frase di Albert Einstein che dice la mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. Infatti uh, all'inizio del webinar parleremo un po' di soliti argomenti. Ci sarà l'azionario con un nuovo spread eh, spiegato dal nostro Paolo. Anche per materie prime e opzioni faremo un aggiornamento delle nostre posizioni. Ma eh, alla fine, verso la parte finale di questa sessione, avremo come ospite Andrea Zanchi, eh, è un ex CT di serie A del nostro basket e ci aiuterà proprio in questo aspetto sviluppare la mentalità vincente vedremo un po' le connessioni che ci saranno con l'approccio mentale un po' in tanti ambiti della nostra vita uh, specialmente lo sport e non solo i mercati finanziari tra l'altro uh, l'avrete già notato uh, credo anche negli scorsi giorni andando un po' sul nostro sito è già possibile iscriversi a questa masterclass gratuita uh, in cui andremo ad approfondire ancora di più un po' gli argomenti che trattiamo oggi. Tra l'altro non c'è una data, è comodissimo, voi vi iscrivete e ricevete un video che vi potete vedere tutte le volte che volete, ma soprattutto quando volete, quindi diventa davvero molto comodo. Uh, per iscrivervi andando sul nostro sito uh, vi compare sicuramente questa possibilità, ma andando diciamo nella parte destra del vostro monitor dove c'è la colonnina di, uh, di GoToWeb, Webinar che vi permette di uh, seguire un po' tutto, uh, tutti questi webinar. In fondo c'è una parte chiamata chat, Paolo uh, vi ha inserito questo link, così anche voi potete accedere appunto a questa pagina e iscrivervi uh, molto comodamente e velocemente. Ora eh, tratteremo questo argomento, come detto, eh, fra poco. Eh, prima abbiamo proprio in collegamento Paolo che eh, ci deve dare un aggiornamento, ma soprattutto portare nuove idee per quel che riguarda le azioni. Grazie Matteo, buonasera a tutti anche da parte mia. Eh, discorso azionario, come sempre, eh, con i nostri spread tra titoli dello stesso settore, in particolare, eh, quest'oggi vado a, a discutere di un argomento che ci ha proposto eh, uno dei nostri partecipanti della community che eh, sempre di più sta avendo gran parola all'interno dell'academy che è il nostro Stefano. Che eh, continua a ringraziarla, perché sta facendo un ottimo lavoro di, di condivisione e eh, proprio. Ieri ci ha presentato all'interno dell'area eh, un nuovo settore che quest'anno ancora. Non abbiamo trattato insieme a tutti voi e eh, soprattutto insieme ai partecipanti dell'azionario in beta trading che eh, riguarda eh, i prodotti per, per la casa. È un settore eh, di riferimento che si chiama household eh, goods. Eh, lo possiamo trovare tra i, a, i vari settori che eh, in questo momento sono in eh, stagionalità e lo spread che vi volevo presentare è proprio questo che eh, in questo momento vedete eh, di fronte allo schermo. È uno spread che viene composto come dicevo eh, tra mh, due società una che andiamo ad acquistare in questo caso la società in acquisto è Kimberly e Clark con simbolo con ticker KMB e il titolo che contemporaneamente andremo a vendere allo scoperto è CL, che non è il ticker eh, del crude oil, del petrolio che molti di voi già utilizzano insieme al nostro Matteo per quanto riguarda lo spread tra commodity, ma è Colgate Palmolive. Sicuramente rispetto al titolo precedente una società o comunque eh, sicuramente una un'azienda che già conoscete, perché appunto è eh, nella vostra vita di tutti i giorni ed è proprio anche anche il settore di cui eh, vi volevo parlare eh, quest'oggi, perché entrambi i titoli che, e le società che stiamo eh, considerando vanno a produrre proprio per il mondo diciamo della cura eh, personale, appunto questi oggetti o questi prodotti che eh, ci servono nella vita di tutti i giorni, in particolare riferiti all'uso. Casalingo ed è per quello appunto che parliamo di Household Goods. Che tra l'altro è un settore molto interessante perché è, diciamo, un po' un ibrido, perché va a comporre appunto prodotti specifici eh, per la casa con eh, beni o comunque prodotti che vengono classificati come eh, beni di di prima necessità, di cui tutti eh, hanno, hanno bisogno e tendenzialmente eh, questi, questi, queste aziende, queste società che eh, vengono classificate come consumi non ciclici possono essere molto importanti, molto interessanti per eh, situazioni e periodi di mercato come quelli che eh, stiamo appunto vivendo eh, in, questi, in questi giorni, in queste settimane, quindi con eh, un mercato americano con grandissima forza, come io paragono sempre un Po' un gigante che eh, pian pianino pian pianino muove i suoi passi, sempre abbattendo un po' eh, quelli che sono i massimi storici, già eh, precedentemente toccati. Quindi, quando ci troviamo di fronte a, eh, diciamo, un'economia a livello di mercato, a livello di trend magari che va a rallentare un pochettino, possono dare eh, beneficio e protezione al portafoglio in essere. Ehm, per quanto riguarda le due società, giusto qualche parola dal punto di vista eh, fondamentale, eh, entrambi i titoli più o meno sono messi eh, in maniera molto, molto simile per quanto riguarda i, i, i fondamentali societari, cioè eh, buoni flussi di cassa, ottimi dividendi, Belle performance passate e anche eh, una salute proprio societaria a livello di mantenimento di eventuali debiti o rispettare quelli che sono gli impegni a eh, medio-lungo termine. Vengono comunque insomma classificate come come dei bei titoli a livello fondamentale earnings molto lontani. Quindi possiamo eh, tranquillamente agire su eh, entrambi i titoli, sia su Kimberly che su eh, Colgate Palmolive. In maniera davvero molto molto tranquilla. Senza eh, chiaramente eh, entrare appunto nel periodo del rilascio degli utili trimestrali delle, delle società, in questo caso in ambito americano. E venendo invece un po'. Allo spread che attualmente eh, stiamo, stiamo osservando, che cosa possiamo dire? Beh, innanzitutto possiamo dire che eh, è uno spread che praticamente già da, dal 2018, comunque da inizio 2018, sta avendo un trend eh, rialzista a tutti gli effetti. Ogni tanto vedete che fa eh, qualche bello scattone rialzista, e eh, come vi dico sempre, quando lo fa. Quando il MACD va ad incrociare eh, tendenzialmente dal basso verso l'alto in particolare quando la linea azzurra in questo caso che è una media che fa parte appunto dello studio traccia dal basso verso l'alto l'altra media arancione tendenzialmente questo eh, spread vedete che fa questo scatto davvero molto eh, molto forte e rialzista. Come sempre i nostri spread sono rialzisti. Eh, in questo momento a livello di studi, sempre parlando di MACD, abbiamo già avuto un incrocio rialzista, abbiamo un histogramma che ci segnala anche la positività e la ripartenza del trend rialzista dopo che eh, con diciamo l'inizio fine settembre, inizio di ottobre, vedete che dopo aver eh, toccato diciamo quel picco massimo intorno ad area 80 dollari ha ritracciato un pochettino eh, era sicuramente magari più interessante ad entrare a prezzi più favorevoli infatti vedete le due trend line che sono andato a segnalare con eh, il colore verde possono essere per tutti voi se ovviamente lo spread vi piace il consiglio è sempre quello di lavorare e praticare su conto simulato su conto demo però per provarlo è un piccolo spread un investimento da 500 dollari per mandare a mercato entrambe eh, le società. Eh, appunto, dicevo: le trend line possono essere eh, sia per me che io tendenzialmente vado già a pianificare i miei vari ingressi, ma soprattutto anche per voi, magari che state muovendo un po' i primi passi con l'operatività, possono essere appunto delle eh, linee dei livelli eh, di prezzo interessanti per accedere al mercato in questo spread. Chiaramente la trend line intorno ad area 60.76 eh, dollari, come eh, che è la prima a partire dall'alto che sono andato a tracciare, è come se fosse diciamo una soglia bronza di quella che andiamo a vedere sui eh, vari software, dal t a poi tutti gli altri che andiamo a, ad utilizzare, che vedete non corrisponde a un ordine eh, a mercato, quindi un, or un ordine tipo MKT, ma già va a mangiare qualcosina rispetto a quelli che sono i prezzi attualmente battuti dallo spread. Per chi invece, magari anche un po' come me, visto che parliamo anche di eh, attitudine eh, psicologica eh, nel campo del, del trading e degli investimenti, quindi per chi come me fosse o volesse essere comunque in questo spread ancora più prudenziale, un'altra possibile area di ingresso si può trovare intorno ad aree 32 e 80. Vedete, queste. Sono trend line che semplicemente vengono tracciate tenendo riferimento quelli che sono i punti di, eh, in questo caso, di, di supporto di uno spread o che magari in precedenza avevano segnalato dei punti di eh, resistenza. Quindi, questa è un po' la proposta, l'idea che, eh, che vi lascio quest'oggi. Ripeto: settore in stagionalità adatto un pochettino a tutti. Dategli pure un'occhiata se la cosa vi piace, volete condividere anche una vostra idea con, con me, con tutti voi, sempre a disposizione. Molto, molto interessante, Paolo. Uh, andiamo adesso oltre, però, con, con i vari argomenti. Uh, andiamo a fare un aggiornamento di, di portafoglio, come si diceva, anche per materie prime e opzioni. E su quest'ultimo punto, chiaramente, uh, chiamiamo in causa il nostro Andrea, che uh, ci farà capire un po' su quali posizioni stiamo lavorando ultimamente. Sì, buonasera Matteo, ben ritrovati a tutti. Per quanto riguarda le posizioni sulle opzioni, vabbè, siamo sempre ben diversificati, devo dire, perché abbiamo operazioni tanto sul mercato azionario quanto poi sulle materie prime, sulle valute, come possiamo vedere qui dal... eccoci qua, eh, sullo yen, dove siamo ritornati in profitto, su Pfizer, dove tentiamo di recuperare qui con una call eh, in acquisto, <coughs> poi avevamo l'operazione quella dei mille mille mille, ma... Non ci è mai eh, entrata per quanto riguarda l'eating oil. Abbiamo il dollaro canadese leggermente in sofferenza, McDonald's e Caterpillar dove stiamo anche qui recuperando perché eravamo partiti male, e poi il cacao, l'argento e il rame per quanto riguarda le materie prime. Come potete vedere, comunque adesso di là non entro proprio nel merito di tutte le operazioni perché non è tanto questo il nostro... Il nostro interesse, però quello che vi volevo mostrare è che come con anche solo una decina, una dozzina di operazioni si può già fare un'ottima eh, diversificazione e senza dedicargli tempo, perché poi oggettivamente, a meno che non succeda l'apocalisse, ma anche se succedesse l'apocalisse, comunque per apocalisse possiamo intendere non so, un azionario che perde il 10% in un giorno, noi qui andiamo in sofferenza forse su un'operazione sola, che è quella di McDonald's. Così come se il mercato continua a crescere, cosa che sta facendo, come vedete, non ci sta creando nessun tipo di problematica. Quindi le opzioni sono sì uno strumento che ovviamente è speculativo, perché comunque l'obiettivo è quello poi di guadagnare percentuali che non sono certamente quelle che ci dà, ehm, ci dà la banca. Tuttavia, eh, Tuttavia, non è... Se fatto in maniera diversificata non è neanche così rischioso. Anzi, tra l'altro Fabio mi chiede per il, il caffè a 003. Eh, 0, no, non l'avevo tolto, forse sulla pagina opzioni 2 oppure è rimasta in, in sospeso. Eccolo qua. Eh, sì, però è come se l'avessi tolto perché che cavolo. Guardiamo il caffè che movimento ha fatto intanto che ci siamo, Matteo. Anche... Eh, movimenti importanti, movimenti importanti in, 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 questi, in questi giorni. Eccolo qua questo è il continuous di marzo è salito, è salito bene eh, guardate, noi quando abbiamo messo l'operazione più o meno stava a 1,10 poi c'è stato quel giorno che è sceso verso 1,06 che mi ha sfiorato l'ingresso non so se qualcun altro so che qualcun altro si era, era riuscito a entrare non ai stessi prezzi nostri si era accontentato un po' meno e adesso eh, praticamente è in profitto del, dell'80% in tre giorni questa identica cosa c'era già capitata in passato anche un mesetto fa con, con H&E che poi non eravamo riusciti a entrare, però eh, purtroppo con le opzioni è così, soprattutto con le materie prime. Come vedete, siamo entrati da altre parti, però dobbiamo accettare che a differenza di un ETF, la materia prima fa un movimento che a volte è molto più violento e magari imprevedibile in termini eh, percentuali. Ma oltre a questo, volevo far notare una cosa di attenzione: più che altro, chi ci segue perché l'ho notata poco fa, Matteo. Se mi metti il grafico di IWM che sarebbe l'ETF del, del Russell, perché oggi ha fatto un movimento importante per quanto mi riguarda. Che lo stesso, eccolo lì. È lo stesso movimento che abbiamo visto un po' su eh, XLV, che è un altro ETF. Se mi metti anche quello, Matteo, giusto per dare un'idea. Poi, ovviamente, magari si comporta in maniera diversa per carità, però avevamo tracciato un livello di, di massimo. Eccolo lì come vedete XLV negli ultimi sei mesi. Ci è andato vicino, ci ha lateralizzato diverse volte. Poi, la settimana scorsa, è partito come un razzo a rialzo e da lì non si è più fermato. Perché quando il mercato rompe certi livelli, soprattutto con quel tipo di forza, è difficile che il trend si vada ad invertire subito dopo. Quindi la stessa cosa la dico per i WM, eh, per l'ETF del Russell, perché so che tanti stavano guardando per fare dei eh, bear call, perché su quei livelli in effetti in passato ha sempre lateralizzato, fermo restando che comunque sia Russell è l'indice più debole in questo momento del mercato azionario americano, attenzione alla candela di oggi, perché a meno che il mercato non faccia uno storno nei prossimi settimane... Questo grafico mi dice che da qua Rasse magari riparte verso i massimi precedenti, che bisogna tornare dietro di un paio d'anni in area 168. Quindi per le operazioni in essere siamo assolutamente tranquilli con tutto quello che eh, abbiamo messo, ne abbiamo chiuse 4 in profitto e una in perdita, diciamo, nelle ultime settimane e poi abbiamo queste 8 che girano, che per il momento non ci danno particolari problemi. Quindi per il tema opzioni direi che, che è tutto, Matteo. you <laughs> Perfetto, perfetto Andrea, facciamo una, un rapido aggiornamento anche per quel che riguarda lato spread. Perché il, il caffè chiaramente eh, riguarda molto anche le nostre posizioni, essendo più concentrati sulle, sulle materie prime. Uh, situazione anche qui assolutamente sotto controllo. Perché uh, il cacao sta veramente performando molto bene. Poi chiaramente non ci dimentichiamo anche della, della volatilità europea, uh, il rame viaggiamo sulla parità, uh, il cotone sembra che si sia un poco mosso eh, chiaramente avevamo venduto la scadenza più vicina sul caffè eh, ci sta un poco penalizzando però abbiamo una scadenza molto molto lontana e eh, anche un rialzo dei prezzi era un pochettino quello che volevamo anche per poter poi magari mediare meglio la posizione e renderla eh, sicuramente più interessante in vista di una stagionalità ancora ribassista ora visto che è in, in grossa crescita il caffè eh, non andrei troppo di fretta, uh, vediamo un po' quando e se arresterà uh, la, sua, la sua salita. In questo modo possiamo <coughs> incominciare ad inserire un secondo piuttosto che un terzo contratto uh, come dicevo anche il, il cotone uh, sta provando uh, ancora una volta una, una ripartenza vediamo se uh, sarà un po' più fortunato del periodo precedente dove invece ha un poco più lateralizzato uh, me lo scrivevate anche nel, nell'academy uh, inizia, uh, iniziamo ad avvicinarci alle scadenze per quel che riguarda le granaglie vi ho parlato la settimana scorsa di come il mais potrebbe essere essere avvantaggiato da questo cambio di scadenze. Ma abbiamo anche il famoso ZVKE. Ne parleremo in questi giorni. Non abbiamo nessuna fretta, non ci corre dietro nessuno eh, anche per la, perché la scadenza effettiva è fissata per eh, mercoledì 27 alle 15:30. Eh, quindi avremo tutto il tempo eh, già domani di tornare sul pezzo anche con questo argomento. Come uh, già annunciato uh, nella prima parte del, del webinar, uh, abbiamo il grandissimo piacere di avere uh, un ospite speciale questa sera. Uh, si chiama Andrea Zanchi, è un ex CT uh, di basket della della Serie A, allena ancora ma i ragazzi uh, un poco più giovani e quest'oggi capiremo come l'approccio mentale aiuta davvero in tutti gli ambiti, ma uh, sicuramente in ambiti in cui uh, dobbiamo metterci qualcosa in più per ottenere un risultato quando dipende molto da noi, uh, inizia a fare sempre di più la differenza. Sicuramente nello sport ad altissimi livelli, uh, nella vita di tutti i giorni, in carriere professionali e non solo, e sicuramente anche nel trading. Ma vi accorgerete che più conoscerete voi stessi, più uh, userete il giusto approccio mentale, uh, sarà un aiuto anche nella vita di tutti i giorni con uh, i vostri figli, mogli, mariti e tutto quanto perché Uh, quando si ragiona meglio, uh, diciamo si uh, fa meglio a 360 gradi. Non aggiungo altro, ma uh, lascio spazio a te, uh, Andrea. Benvenuto tra noi e raccontaci un po' uh, che cosa significa tutto questo per te. Ciao a tutti, mi fa piacere essere in vostra compagnia. È la prima volta che succede davanti a un video, e la cosa mi, mi fa molto piacere. Eh, ti ringrazio che mi hai dato del CT. Io eh, non sono mai stato, purtroppo un CT, cioè un commissario tecnico e un allenatore quindi della squadra nazionale, magari eh, sono, ho allenato, ho allenato tanti anni, eh, squadre senior di serie A e di serie B. Eh, allenare vuol dire condurre una squadra. Eh, alla vittoria, a un obiettivo. Questo si fa attraverso la tecnica e la tattica e soprattutto nascondendo i limiti o limitando la conoscenza tua degli altri dei propri limiti per arrivare a risultati. Totalmente differente da quello che sto facendo oggi, che è essere istruttore. Essere istruttori nel qual caso con ragazzi giovani. È ancora più affascinante se vogliamo perché si tratta di toccare le corde non solo tecniche per creare il giocatore ma anche per creare l'uomo avendo un, un impatto nell'età formativa molto importante e quindi si sente ancora di più la responsabilità ed è ancora più eh, affascinante la cosa venendo a noi eh, vi sentivo parlare adesso mi rendo conto eh, che lavoriamo in campi sebbene a prima vista molto differenti, eh, che hanno delle grosse similitudini, perché sicuramente fare del trading eh, richiede quello che è richiesto a una squadra, sicuramente la preparazione, ripeto, bisogna essere preparati e conoscere l'argomento, eh, bisogna essere pronti all'imprevisto però. Come una squadra che, nel primo caso, si allena, si allena bene, è pronta, però poi c'è gli avversari. Eh, o tutto quello che può succedere alla domenica durante una partita. E non è detto che le cose vadano sempre come voglio che vadano, o mi sono preparato perché vada. Poi c'è l'elemento velocità. Il trading richiede un adeguamento alla velocità dei mercati come nel basket è richiesta un adeguamento alla velocità del gioco, al passaggio tra attacco e difesa, alla lettura di quello che succede. E poi c'è la fase dell'adattamento, bisogna avere eh, i mezzi per adattarsi a quello che il campo e la partita ti pone davanti. Tutto questo però sarebbe eh, niente se non arriva il passo finale, che è quello dell'esperienza, cioè imparare da quello che è successo e da quello che eh, hai fatto o hanno fatto gli altri in campo. Noi esseri umani abbiamo una, una grande forza, una grande fortuna che è quella di poter apprendere anche eh, tramite l'esperienza altrui, quindi eh, non solo per esperienza sul campo. Ma anche per imparando dagli altri, dall'esperienza degli altri. In questo caso, da chi fa questo lavoro da più tempo, come gli amici del trading che vi hanno prima così sapientemente esplicato il tutto, e preparandosi. Chiaro però che verrebbe a mancare l'esperienza diretta. Un giocatore ha quando entra in campo e si mette in gioco, cioè prova quello che ha studiato durante ore e ore e ore di allenamento. La stessa cosa però, come abbiamo detto prima, non porta a risultati immediati, perché, perché non sempre si è pronti a giocare la partita si è preparati a giocare la partita o si può vedere e capire quello che gli avversari ti pongono davanti faccio un esempio noi ieri siamo andati a giocare una partita con i ragazzini che alleno in un'altra regione io vivo nelle Marche abbiamo giocato in Umbria siamo andati a giocare questi ragazzini sono, sono bravetti sono ancora giovani hanno 14 anni sono in una fase completamente evolutiva. E siamo andati a giocare con una squadra che sulla carta, cosa che i giovani guardano molto, noi grandi un po' meno, perché l'esperienza ci fa capire che ogni partita va giocata prima di essere giudicata. Siamo andati a giocare con una squadra che probabilmente tecnicamente aveva meno di, di noi, ma, ma era più fisica, più pronta, più agonisticamente... Eh, ripeto, pronta a giocare la partita, e ci ha messo in enorme difficoltà. Ora, l'argomento di cui volevo parlarvi oggi è quello della comfort zone, che ieri puntualmente si è verificato in campo con i ragazzini. E succede con le squadre senior, succede in ogni ambito. Con B.E.V.O.R.O. Life abbiamo sviluppato un bel progetto, a questo proposito, perché proprio in questo periodo storico che vediamo, così veloce, dove le situazioni cambiano eh, continuamente, si tende sempre di più anche inconsciamente, perché è la nostra mente che ci protegge e, e, e secondo lei eh, ci rifugia eh, da tutto quello che è il, le difficoltà, sono le difficoltà della vita e, e, e la velocità della vita stessa. Questo è successo anche ai miei ragazzini in campo. Perché? Perché nel momento in cui dovevano, come abbiamo detto prima, eh, adattarsi alla velocità del gioco, all'imprevisto, eh, eh, non sono eh, stati in grado di farlo. Eh, chiaramente sono inesperti, sono giovani e la sconfitta gli farà sicuramente meglio della vittoria. Perché quando noi cadiamo, che poi rialzandoci, eh, possiamo far tesoro dell'esperienza, ovviamente, se sappiamo valutare e siamo in grado di valutare i nostri errori e da ciò trarre tutto quello che può servirci per non ripeterli. I miei ragazzini, di fronte alle difficoltà, sono andati a sbattere contro il muro. Perché? Perché eh, la stanchezza, il nervosismo, l'imprevisto contro una squadra che per loro, perché vanno sui siti in internet a vedere eh, i risultati, eh, avrebbero dovuto vincere facilmente. Credo che succede anche nel trading, perché? Perché molto spesso ci intestardiamo e stiamo eh, continuamente quasi a una lotta contro noi stessi, eh, su qualcosa che invece non rende. O, e parlo da profano in ambito. Eh, però eh, mi ha fatto molto riflettere quello che ho sentito e l'ho eh, posto in, a confronto con quello che succede sul campo, sia con i professionisti, che molto spesso hanno tutti i mezzi per poter eccellere, ma si accontentano di fare il compitino dove sanno di poter essere bravi, sia appunto con dei ragazzini che. In campo, nonostante tu cerchi di aiutarli, eh, continuano ad andare a sbattere di fronte alla difficoltà, sicuramente perché sono inesperti, sicuramente perché devono imparare, ma proprio perché scatta questo meccanismo in ognuno di noi che non ci porta a vedere la realtà come oggettivamente è. E noi eh, funzioniamo tramite schemi, schemi che, e programmi che ci sono stati installati quando eravamo molto piccoli. Eh, anche inconsciamente e che noi abbiamo assorbito imitando, per imitazione, imitando chi ci sta intorno, imitando i nostri cari, i fratelli, i parenti. Questi schemi, però, eh, che vengono, che rimangono nel nostro subconscio, eh, però molto spesso vanno a cozzare con quella che è la realtà della vita che dobbiamo vivere adesso e con quelle che sono le nostre esigenze. Probabilmente non sono più. Consoni a quello che noi vogliamo fare e molto spesso, anzi spessissimo, il 95% del tempo, noi entriamo nel pilota automatico, cioè agiamo per questi schemi e questi programmi che, come detto, nel, nell'esempio dei miei ragazzini, non portano alla soluzione perché non sono adatti. Con cosa voglio dire questo? Che Riconoscere i nostri pensieri, se è vero che noi siamo quello che pensiamo, riconoscere i nostri pensieri è già a metà dell'opera, perché? perché ci porterà a toccare quei tasti per essere competitivi. Noi non possiamo prescindere da questo, non lo possono fare le squadre e non lo possiamo fare noi. Ribadisco, abbiamo una gran, una gran fortuna perché l'evoluzione ci ha dotato di una mente. È di un cervello fantastico. Gli animali imparano solo per, per esperienza diretta. E anche noi spesso lo facciamo perché, in fondo, siamo degli animali, anche se evoluti. Poi c'è l'esperienza testimoniata: quindi vedo e imparo. E questo nel mondo animale lo hanno preso solo i primati, le scimmie, che posseggono quelli che sono i neuroni specchio Quindi riescono ad imparare dall'esperienza attuale. Noi abbiamo la fortuna di avere la mente più evoluta di tutti e di poter imparare anche da esperienze mai vissute, quindi da quello che gli altri hanno raccontato, hanno scritto, hanno immaginato e hanno visto. Poi però c'è l'altra faccia della medaglia. Eh, noi eh, riusciamo eh, a porre in campo, e, e continuo con i termini tecnici, solo quello che è diventato nostro, solo quello che abbiamo fatto nostro, solo quello che abbiamo veramente imparato. E non significa studiato, ma ripetuto continuamente. Penso che nel trading, come nel, nel basket, eh, si apprenda eh, per errori e per prove. E... E provando e riprovando e apprendendo e ritornando dove si è sbagliati e non ripetendo gli stessi errori però bisogna fare bisogna fare perché la preparazione è importante è importantissima ma il gesto qualsiasi tipo di gesto viene veramente acquisito e eh, programmato nel nostro subconscio quando noi lo ripetiamo correttamente ora però Sta a noi capire quale sia la cosa giusta da programmare e da apprendere perché molto spesso, proprio perché il nostro cervello ci vuole proteggere, noi andiamo ad imparare dei gesti nello sport o delle cose, nel caso del trading, che non sono confacenti alle nostre necessità, che creano confusione, creano, ci demotivano e, e ci portano a, a errori sopra errori. È proprio per questo che con Behavioral Life e con Limitless eh, stiamo preparando e ci sono moltissime possibilità di conoscere quali sono le proprie attitudini e quali sono le proprie esigenze e il proprio perché, perché noi dobbiamo sempre partire dal nostro perché, perché facciamo una cosa. Da lì parte tutto il resto, lo dico sempre ai miei giocatori. Eh, al di fuori dello sport si pensa che un allenatore sia quello che entra nello spogliatoio e fa il discorso alla al Pacino, in quel famoso film, eh, recitando il fervorino. Non è così, non è così, eh, non è così perché se si facesse così ogni domenica non si sarebbe più credibili. La motivazione è una cosa intrinseca e una motivazione viene dall'avere la certezza di essersi preparati al meglio in una squadra poi l'aiuto dei compagni ti dà ti dà eh, supporto individualmente quando sei conscio di, aver, di esserti preparato tu sicuramente hai la motivazione a fare le cose eh, credo credo che in questo momento eh, sociale economico, globale, dove le informazioni sono tante, troppe forse. Noi dobbiamo stare attenti anche però a cosa impariamo e capire qual è il nostro obiettivo e prima ancora chi siamo noi. Se vogliamo farlo, dobbiamo diventare di più e per diventare di più dobbiamo, ripeto, conoscere i nostri pensieri. Se noi riusciamo a conoscere i nostri pensieri e a conoscere noi stessi, sicuramente non cadremo nell'errore di ripetere gli stessi errori o di far sì che venga inserito il pilota automatico che controlla il nostro essere, controlla le nostre emozioni e controlla, come nel caso dei miei bambini ieri, i nostri gesti. Bastava fare una piccola cosa differentemente rallentare o, o, o fare un, un gesto rispetto a un altro e la partita si sarebbe portata a casa. Io da istruttore sono molto più contento della sconfitta perché, perché cadendo, facendosi anche un po' male, alle volte si capisce. Basta che la caduta non sia rovinosa ed è questo che eh, gli amici eh, Vogliono insegnarvi e, e lo fanno tanto bene. Eh, se io continuo invece a ripetere quello che ho sempre fatto, rimarrò quello che sono sempre stato e i risultati non mentono perché sono davanti ai nostri occhi. La comfort zone spesso ci porta a mentire a noi stessi, la nostra mente, che vuole proteggerci, ci porta invece, ci porta spesso a voler eh, vedere un'unica realtà. Quella che è la sua realtà, ma che molto spesso non è quella che noi stiamo vivendo o quella che noi vorremmo vivere. Quindi, amici, io spero di. Eh, di avervi dato qualche punto di riflessione in così poco sei tempo. è stato fantastico, Andrea. Sei stato, sei stato davvero fantastico, uh, anche se è il primo intervento che fai uh, che fai con noi, ti voglio fare uh, grandi complimenti da parte mia, da parte anche del team, ma uh, tanti tu purtroppo non li puoi vedere, ti sono arrivati anche dai, dai partecipanti all'interno della, della nostra chat perché uh, la similitudine, uh, l'incontro tra quello che ci stai dicendo e quello che noi uh, viviamo tutti i giorni sul mercato è, è davvero molto molto simile uh, se avessimo sostituito alcune tue parole magari di campo giocatori eccetera con uh, qualche piccolo termine finanziario non ci sarebbe stata differenza uh, quindi uh, sono assolutamente assolutamente convinto che come hai già dato a noi anche quando ci sei venuto a trovare uh, degli spunti davvero molto molto interessanti uh, li potrai portare anche alle tante persone che, che ci seguono perché poi a volte la differenza come uh, ci hai spiegato nella tua partita di, di ieri è, è data da piccoli dettagli da piccoli approcci mentali che uh, fanno la differenza poi tra un risultato positivo o negativo anche noi qua abbiamo sfide continue uh, molto su noi stessi tra l'altro uh, non solo con un avversario con elementi esterni quindi uh, forse ancora di più uh, gli unici nemici uh, siamo noi stessi in realtà nel, nel trading quindi io posso solo che ringraziarti uh, ti, ti staremo ad ascoltare uh, fino a domani mattina ma come sai il tempo è, è sempre tirante ti ma... grazie dell'ospitalità ma sei sempre il benvenuto e so già che ti risentiremo presto, tra l'altro ecco la, la prima occasione per, per risentire Andrea e andare sicuramente ancora più nel dettaglio di quello che abbiamo raccontato questa sera è sicuramente attraverso questa, questa masterclass, quindi eh, iscrivetevi, vi abbiamo già passato il link, l'abbiamo rimesso anche adesso, lo trovate nella colonnina che vi permette un po' il controllo del webinar nella parte in fondo eh, della chat. Ma Uh, andando sul nostro sito, come dicevo all'inizio, sicuramente vi, vi può comparire. Quindi, Andrea, uh, grazie ancora di essere stato con noi. Uh, ti mandiamo una, un grosso abbraccio e uh, speriamo di risentirti presto. Grazie a voi. Un abbraccio a tutti. A presto. Uh, oltre a, a questo discorso uh, legato all'approccio mentale sicuramente vi diremo anche quali sono i dettagli in più che ci saranno successivamente a questa masterclass perché si avvicina il Natale ma siamo anche nella settimana del Black Friday quindi vi assicuro che ci sarà un'occasione davvero shock uh, per uh, entrare diciamo anche in questi in questi argomenti uh, lo facciamo non perché uh, vogliamo sminuire il nostro lavoro Anzi, perché vogliamo farvelo conoscere, vogliamo far entrare uh, a piccoli passi. Stiamo insistendo molto su questo, ma non uh, per ottenere, diciamo, un guadagno uh, da questo tipo di prodotto, il nostro guadagno sarà, come sempre, il vostro maggior successo, il vostro maggior risultato, è quello a cui puntiamo. Ma uh, concludendo la sessione, vi ricordo che uh, tra meno di un'oretta avremo anche una sessione uh, sull'intraday con il nostro Stefano. Uh, anche qui una parte importantissima perché sarà una parte di uh, pianificazione, quindi uh, vedremo molto il, il money management e tutti gli aspetti che uh, ci possono uh, permettere di avere uh, una, una gestione più uh, accurata, uh, più equilibrata e quindi di vivere meglio il trading di tutti i giorni. L'abbiamo visto anche negli altri ambiti, quindi anche qui uh, come in tutto è uno degli aspetti che più può fare la differenza. Grazie ancora per essere stati con noi. Noi anche qualche minuto in più rispetto al solito. Vi mando tutti un abbraccio, fate una buona serata e per questi aggiornamenti come sempre domani alle 19.30. Ciao a tutti, a presto.